E ciao a tutti ragazzi, benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi carissimi, sono qui su Dept, ho visto che vi è piaciuto moltissimo. Adesso proveremo la modalità, insomma, squalo. Non l'ho mai fatta, non so minimamente come possa funzionare. Però, diciamo, visto che ha riscosso un grande successo, sembra che adoriate le scene splatter, insomma, distruzione totale. Comunque adesso proviamo un attimino se riusciamo a matchare una partita e facendo proprio lo squalo, vediamo. Ricordo che lo squalo ha delle caratteristiche particolari, quindi scopri, vediamo un po'. Dovrebbe, col giocare delle partite, insomma, ho sbloccato varie evoluzioni degli squali, sarebbero degli aggiornamenti, vedete, quindi ci sono varie funzionalità, marcatori, pesce martello, 4, forza implacabile, cioè ci sono veramente tante cose da capire. 40 di danno con la coda addirittura. Cose incredibili, ragazzi, veramente. Idroacustica, guardate che quanti aggiornamenti ha. Comunque ci hanno lavorato parecchio, questi signori qua. Molto bene, molto bene. Pesce martello, il macco, lo squalo tigre, lo squalo bianco, vabbè, ambientazioni. Ah, queste quindi sono tutte le mappe. Bene, bene. Oh, e finalmente, devo dire la verità, per matchare una partita ci sono voluti ben 2 minuti, mentre per fare il sommozzatore, devo dire la verità, sembra che sia molto veloce, non passano neanche 15 secondi per matchare e trovare una bella partita. Va bene ragazzi, allora siamo qui, siamo... Forse dobbiamo scegliere il tipo di squalo, non lo so, sono... Speriamo ci capita qualche bella mappa vantaggiosa, nel senso, ricordo ce n'è una particolarmente buia che secondo me è proprio fatta apposta per le imboscate squalistiche, si può dire squalistiche, così da pazzi. Vediamo un pochino, allora aspetta altri giocatori per 3 secondi. C'è questo tipo qui, King Monkey 69, che c'ha il computer a legna. Eccolo qui. Allora, eccoci qua. Siamo lo squalo bianco. Possiamo prendere lo squalo volpe. Resistenza, velocità. No, voglio uno veloce. Madonna, questo qui è bestiale. Che squalo è questo? Il Mako. Ha una velocità allucinante, ragazzi. Resistenza un po' di meno, però. Forse è meglio prendere una via di mezzo. Lo squalo tigre. Questo. No, proviamo col Mako con tutta velocità. Non lo so. Lo squalo martello è molto bello. Resistenza è anche veloce. Sì, squalo martello che sì. Allora, devo prendere un aggiornamento. Madonna mia, ragazzi. Allora, grazie alla formazione di. Ma qui 15 secondi devo muovermi. Allora, la coda di regia. Guarda quanti aggiornamenti. Questo che fa? Dopo aver effettuato un uccisore, lo squalo si infuria, accelerando le generazioni. Una scuola banchetta. No! No! Non ho schiacciato! Forse me l'ha scelto da solo, speriamo. Allora, sono eccitatissimo! Sono lo squalo! Ehi, piccolo pasto, siete voi? Sto per arrivare! Che imbecille! Ragazzi, chiunque abbia questo gioco mi contattasse su Steam, che facciamo un po' di partite tra noi, che è bellissimo. Allora, oh mamma, eccolo! Che meraviglia, ragazzi! Allora, è lentissimo, come va? Ah, ecco, con shift corre. Ovviamente però si consuma la... Mamma mi ha dato una craniata. Allora, per mordere come si fa? Mi sono incastrato, sono un deficiente, ragazzi. Allora, ah, ok, così. Bene. E dove sono i miei... Me lo sono appena mangiato uno! Era saporitissimo, ragazzi! Non so che dirvi, ma che cazzo ci faceva qua? È un imbecille questo. Ma io non li vedo gli altri. Da dove sono? Ah, forse qui sotto. Dobbiamo collaborare, cioè. Aia! Che è successo? Una mina, bastardi! Bastardacci! Va bene. Ok, identifica l'attrezzatura questo. Ok, via. Che meraviglia, ragazzi, è bellissimo. Però è difficile, non mi aspettavo così complicato la questione qua,
Allora, vediamo, sono sotto, come si farà ad andare sotto lì? Eccoli. Usciamo di qui, ok. La mia vita, ne ho mangiato uno però sono messo proprio male. Io non li vedo tra l'altro. Eccolo, ho mangiato un altro! Ne ho mangiato un altro, ragazzi! Come, mi ha ammazzato? Strano, l'aveva addentato. Che figata, che figata! È molto molto splatter la cosa. I controlli sono, non sono semplicissimi, devo dire. Allora, ah, ma io posso spaccare anche qui volendo. Porca miseria, che testa. Ne ho ammazzato uno e sono esploso, ma credo sia morto anche lui. Non so, allora, vediamo un po' come stiamo. 23-18, stiamo nettamente vincendo, ragazzi. Oh, siamo in 2 contro 4. Però è difficile per questi poverini cavarsela, eh. Ma sono morto? Oh, sì, sono morto. No, questa non l'ho capita. Ho difficoltà a capire quando ho addentato effettivamente qualcuno. Ecco, tra l'altro non si vede una mano. Porca miseria. Non so se l'ho addentato uno. Non si riesce a capire molto bene se ce l'ho, se l'ho beccato, insomma. Devo aspettare il mio amico, il mio collega squalo, perché così possiamo fare molto meglio. Eccolo. Dai che ti aiuto, cerco di aiutarti, eh. Eh no, qui ci vedono questo coso. Ma che è? Non lo. Ah! Doppia uccisione, però sono saltato su una mina, guasta festa, è 12-19. Niente male però. Bello sto squalo martello, elegante e assassino letale proprio. Mamma mia, oh. 18 ce le stiamo masticando per bene, ragazzi. Poi perché devo dire la verità, i sommozzatori secondo me sono molto svantaggiati, però è bello. Eh no, scusami, non l'ho ucciso, ce l'avevo in bocca. Sarà ridotto malissimo, però secondo me se gli do una craniata poi lo ammazziamo proprio. Ecco, ce l'ho fatta, l'ho masticata e sono scappato. Questo mi rende ancora più felice. Ah, che peccato. Che peccato. Sono messi malissimo questi due, eh. 8-13. Possono ancora vincere, non è detto. Questo gioco è carino, no? È morto? Sì, credo di sì, gli avevo dato una botta in testa. Dobbiamo attaccare insieme, se no. Oh cavolo, stanno recuperando sti sciacalli, eh. Dobbiamo stare attenti, 8-11. Dai, 2-2! Via, mamma mia, doppia uccisione, ragazzi. Così siamo partiti 7 a 10. Dobbiamo stare proprio attenti, eh. Bellissimo, è troppo forte. Devi stare concentrato, ragazzi. Scusate se parlo poco, ma è veramente complicato, no? Merda. Che è successo? Sono io? Che
è successo? Ho dato una craniata nel... Non ci posso credere. Ho dato una craniata nel... nel robottino. E sono morto. No, che laggata non vale, porca vacca. No, così non vale. Eh no, dai, laggatissima. 2 di C. No, 5-2, dai, 2 ne abbiamo fatti. Dobbiamo attaccare proprio. Probabilmente hanno bloccato anche il respawn adesso. Dai, che ce la facciamo. Dai. Vai. L'ho ammazzato uno, 2-2, non ci posso credere. 2-2, ragazzi, si è infiammata questa partita bellissima. Dai, dobbiamo cercare di beccarli. No, 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 non morire. Dove cavolo sono ste banane? No, 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 l'avevo preso. Sono stato un 0-0. Come? Ultimo squalo. Vai, vai, che ce la puoi fare, vai. Grandissimo amico, l'ha spezzato. Abbiamo vinto. Bellissimo, ragazzi. Ditemi un po' cosa ne pensate. È la mia prima partita, devo capire bene le meccaniche del gioco, ma veramente divertentissimo. Ho la pancia piena, ne ho masticati un bel po'. Con questo è tutto, Mujahideen, l'ultima dei talebani napoletani, vi ringrazia, vi saluta, a presto e ciao. Che spasso, sono geniali. Mi ricordo un po' Left 4 Dead, però sott'acqua ha il suo fascino, ha il suo fascino.